Il ragazzo che tutti hanno visto al grande fratello, forse non era vero, era un ruolo che aveva dovuto assumere. Non lo so. Questo aspetto a dirvi la verità, non l'ho approfondito con lui. Ma ritorno all'episodio che vi vorrei raccontare in questa occasione. Allora mi telefona Pietro e dice: Domani sono invitato a Domenica. In Roberto, che potrei dire di interessante? Erano i primi di gennaio, questo lo ricordo bene. Eh, a me mi venne in mente di, di dirgli, e dico: oh Pietro, guarda l'altro giorno ho ascoltato eh, il messaggio di auguri del Presidente della Repubblica. Mi pare che allora fosse Cossiga, no, no, non ne sono sicuro, ma credo di sì. Il quale ha raccontato cosa lui facesse nel momento in cui era scoppiata la seconda guerra mondiale, primo settembre del 1939, come tutti sanno. E Cossica, se era lui il presidente della Repubblica, tanto non è un episodio offensivo nei confronti di nessuno, ehm, raccontava che in quel momento lui si trovava in Germania a fare una specie di Erasmus del tempo, mh, mh, faceva un approfondimento di studi e via discorrendo. No? E allora mi venne in mente. Di dire a Pietro, a parte che gli raccontai eh, questo fatto, eh, e poi gli dissi: Beh, eh, certo, deve essere stato molto ricco, o deve essere stata molto ricca la sua famiglia per potersi permettere nel lontano 1939 di fare eh, un, un Erasmus ante litteram del tempo, trovarsi in Germania perché evidentemente era un lungo periodo di studi ehm, poi andai avanti con altre considerazioni sempre eh, su questo aspetto e ci salutammo l'indomani pomeriggio io stavo a casa e vidi la puntata vidi la puntata con pietro che era uno degli ospiti Appunto della puntata, e lui raccontò questo quest evento. Questa cosa che gli avevo eh, raccontato io la sera prima, il pomeriggio. Prima eh, la televisione di stato non la prese bene. So che da quel momento, non so esattamente per quanto tempo. Eh, Pietro fu bandito dalla, dalla RAI e eh, nessuno lo invitò più. La cosa che più mi colpì fu che lui eh, non mi tenne il muso per niente, eh, non, mi, non mi rimproverò perché quel mio racconto poteva avergli fatto fare una brutta figura, poteva avergli, non dico compromesso la carriera, perché, però. Magari creato qualche piccolo problema, sì, che tra l'altro poi lui superò brillantemente, eh? perché poi questa cosa, da quanto sono venuto a sapere, non ebbe poi conseguenze così negative. Però lui prese questo quest episodio, perché poi lo commentammo in seguito varie volte insieme. Prese questo episodio per dimostrare che noi non siamo liberi, che la presunta. Democrazia, il regime di libertà nel quale viviamo, è assolutamente falso. Anche perché lui non aveva offeso nessuno, non aveva attaccato nessuno, non aveva esternato una posizione politica, ehm, non aveva affermato qualcosa che andasse al di fuori, come si dice oggi, del cosiddetto politicamente corretto aveva raccontato un episodio sul quale aveva fatto poi una riflessione personale che poi era la mia, ma in realtà lui in quel momento durante la trasmissione ovviamente l'aveva spacciata come suo. Ecco questo per raccontarvi l'uomo. Potrei raccontarvi ancora tante tante altre cose. Chiudo con un ultimo piccolissimo aneddoto. Eh, molto importante molto significativo per mettere a fuoco eh, la sua personalità eh, la passione per il paracadutismo gliel'aveva eh, introdotta la moglie la moglie la compagna perché da quanto mi è stato raccontato io poi lei l'ho incontrata due o tre volte eh, perché ci veniva a prendere la sera quando finivamo di registrare alla 7 perché non so per quale motivo, ma registravamo sempre di sera tardi, negli studi che erano in una traversa di via L Angelico, mi pare di ricordare. Ehm, ebbene, la compagna aveva trasmesso questo amore per il paracadutismo. Lui non parlava mai di paracadutismo, ma mh, diceva domenica vado a saltare. La gente che non sapeva cosa significasse saltare non capiva che lui indicava che si andava a lanciare uno sport che lui non riteneva assolutamente pericoloso, non parlava minimamente dei rischi che poteva correre, lo affrontava con gioia, con assoluta serenità, con simpatia. Una volta mi sono lanciato anche io in tandem con lui due volte, ehm, ma. Ehm, L'aspetto che mi colpì è che mh, per lui quello era eh, non una prova di ardimento, assolutamente, era una cosa che lui faceva in assoluta normalità perché Pietro era l'uomo della normalità, ma una normalità vera, autentica: che oggi contrasta con la totale ipocrisia del mondo moderno. Arrivo all'episodio in sé, brevissimo. Eh, Girava in macchina, non so in che occasione, nemmeno dove stesse andando, l'episodio che mi ha raccontato lui. Rimane senza benzina e Pietro era molto sbadato. E, e chiede aiuto, e chiede aiuto, eh, e chiede aiuto a dei ragazzi che trova eh, lì per caso, non so in quale strada o in quale via si trovasse. Che evidentemente lo aiutano a spingere la macchina fino ad un distributore di, di benzina. Lui mi raccontò questo episodio in maniera mh, abbastanza sommaria. Risolto l'episodio e messa finalmente la benzina, eh, lui non sapeva come eh, ricompensare queste persone che lo avevano aiutato in, questo, in questa piccola difficoltà che a lui aveva incontrato. E gli venne in mente di dire, ma io domani vado a saltare, volete venire con me? In sostanza invitò questi ragazzi, adesso non ricordo esattamente quanti fossero, uno, due o tre, a andare a saltare con lui. Un paio rifiutarono, ma uno ci andò davvero. Si pagava, eh? Lì chiaramente pagò, eh, pagò Pietro perché c'era tutto un entourage, ti davano la divisa, il casco, facevano le foto, soprattutto quando lo facevi. Per la prima volta no e poi c'era l'ho fatto pure io eh, si andava al termine dell'operazione diciamo così si andava a mangiare in una osteria eh, lì vicino all'avio superficie di, di terni ecco che significato può avere questo brevissimo eh, aneddoto che vi ho raccontato questo finale del salto eh, il modo col quale lui viveva la vita la sua grande semplicità, la sua grande umanità. Pietro sapeva interagire con tutti, sapeva confrontarsi con tutti, questo credo che fosse la sua dote più grande e questo sicuramente il popolo l'aveva capito, per questo lui è così amato e ancora viene così tanto ricordato anche a dieci anni dalla morte grazie per avermi ascoltato e a prossimi incontri se eh, avete gradito questo ricordo per altri aneddoti su pietro taricone che vi potrei raccontare buonasera a tutti